Rieccoci ragazzi al corso fotovoltaico numero 3 in compagnia di Gianni. Questo sembra quasi uno slogan. Voi sapete, non ne faccio tanti per questioni di tempo, ma devo essere onesto, mi piacciono tantissimo perché rispondo a tutte le vostre domande che riguardano l'energia alternativa. Lo chiamo corso fotovoltaico, ma poi c'è chi chiede anche cose in relazione sempre all'energia alternativa in senso generale. Ora, il corso, questo è un corso per tutti, significa che saremo tutti insieme sulla piattaforma chiamata Zoom, Zoom, ed è una piattaforma molto stabile, molto bella da usare. E questo corso si terrà, contattatemi su Messenger che vi dico data, costi e tutto il resto. Costa ovviamente meno di un corso webinar privato, dove lì faccio la pianificazione insieme a voi di quello che è il vostro impianto singolo, quindi quanti pannelli rispetto alle dimensioni dei cavi, quante batterie, le configurazioni, i settaggi e quant'altro. Questo è un corso che costa meno, ma dura di più perché sarete in tanti. Tenete presente, lo sapete, quelli che hanno già partecipato al corso numero 1 e 2, io non voglio troppe persone, perché sennò diventa anche ingestibile. Tutti riceveranno risposta alle loro domande. Ed è per questo che non dovrei dirvelo, ma invece delle 4 ore solite che dobbiamo stare insieme, invece di solito si protende, si va avanti e siete sempre voi alla fine stanchi e soddisfatti della risposta che do alle vostre domande. Ora, ragazzi, come funziona? Mi contattate su Messenger, vi do tutte le indicazioni per quanto riguarda costi, la piattaforma è Zoom. Saremo la mattina tutti insieme, quindi io andrò a chiamarvi personalmente e farete la domanda. Qual è il bello? Il bello di questi corsi collettivi è che la domanda di uno è anche la domanda che l'altro non sapeva neanche che esistesse. Ah, ma c'è anche questo da considerare, perché ovviamente non si nasce imparati e a volte se non si sanno le cose non si sa neanche che domande fare. Quindi il bello di questo corso collettivo rispetto a quello privato è che rispondo a tutte le domande che sono poi utili di riflesso a tutti quanti. Quindi si va ad imparare tante cose che non si pensava neanche esistessero. Bene, questo è un video veramente corto, la presentazione del corso, quindi la piattaforma è Zoom e tutti riceveranno risposta. Quindi a rotazione ci vorrà ovviamente un po' di pazienza per coloro che sono già stracapaci e professionisti. Un po' di pazienza anche per le domande dei dilettanti. Quindi chiunque può aderire, fatemi sapere attraverso Messenger che cosa volete fare e io sono ovviamente qua disponibile. Questo è il corso numero 3, tanto atteso, vi chiedo scusa perché volevo già farne altri due, il 4 e il 5 invece no, siamo al 3 per questioni proprio di tempo e devo dirlo onestamente. Mi avete dato tante soddisfazioni voi e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e che hanno partecipato anche all'1 e al 2, quindi li vorrei, alcuni di voi, rivedere anche al 3, ovviamente ognuno ha le sue scelte personali. Devo anche ringraziarvi perché avevo posto su questo corso delle basi molto solide, vi ricordate? Al corso numero 1 e lo citai anche al numero 2, ragazzi, qua niente offese, parolacce, non si parla di aspetti politico, socio, religiosi, economici che trascendono sempre nella perdita di tempo, perché oramai sappiamo come stanno andando i meccanismi intorno a noi. E devo dire, siete stati tutti serissimi, rispettosissimi e siete diventati amici. Ho visto che tanti di voi poi hanno dei contatti. Insomma, è un bel momento per stare insieme. Chiaramente, budget permettendo, disponibilità vostra e quant'altro, questo è il mio lavoro. Quindi, ragazzi, ancora una volta, vi invito numerosi a questo corso, a numero chiuso, ovviamente. Ragazzi, saremo tutti su un'unica pagina di Zoom, quindi ci vedremo tutti in contemporanea, non dovremo sfogliare per andare a capire chi sta parlando o io stesso per andare a vedere chi sta parlando, anche se Zoom dà delle priorità di chi parla, che passa in prima linea. Allora, il punto è proprio questo. Io vi manderò una lettera che spiega a tutti coloro che vogliono partecipare e che hanno pagato, che spiega tutti i dettagli, il link di Zoom, l'installazione, come avviene, come, cioè molto semplice, è spiegato su un foglio A4 in maniera molto chiara. Coloro che vogliono installarlo ovviamente lo installano prima e non la mattina stessa, così riuscite a fare anche i vari aggiornamenti, le varie situazioni che Zoom a volte richiede. E in questo modo andiamo avanti molto organizzati e su un'unica pagina. Ragazzi, lo sapete che quando faccio un video per un corso non mi piace finire così perché
ci sono anche coloro che non aderiranno a questo corso, ma stanno guardando questo video, quindi voglio dare comunque degli elementi culturali che danno senso e logica a chi guarda questo video semplicemente per guardare questo video. Ebbene ragazzi, questo che vedete è un sacco di pellet, sono 15 kg di legna. Voi lo sapete che il pellet viene prodotto solo con la compressione della polvere di legno, che sia segatura o microcippato. Ebbene, non ci sono additivi, non ci sono collanti, è solo la compressione, perché il legno, quando è sotto compressione, ebbene la lignina scaldandosi si va a coedere e rimane attaccata in forma di microcilindretti, di solito da 6 mm. Bene, questo non è un prodotto che viene dalla natura, ma questo è un manufatto dalla natura, ovvero si deve prendere della legna, si deve frantumare, si deve micronizzare, alla fine viene messa in macchinari che sono appunto le pellettatrici, e queste producono il pellet. Ora, il pellet, come tutti i manufatti, è soggetto alla domanda e all'offerta molto più drasticamente, molto più in maniera incisiva rispetto ad altri elementi naturali. Quali sono gli elementi naturali? Puramente naturali: sole, vento e acqua. La legna va raccolta, va trovata. Il tutto è soggetto anche a quelle che sono le norme. Si può bruciare la legna, si può bruciare il pellet, la caldaia di che classe deve essere? Ebbene, tutti questi elementi saranno trattati in alcuni dei prossimi video nella sezione che avete visto, che è partita, quella della geotermia.